Mi accorgo dal diaframma, capito? Il diaframma supera. No, lui vengo il diaframma a quando sta. Anche perché poi comunque la macchina mi si è fatta bene, ha fatto 11 anni. Nono gol in campionato, che si può dire ha messo il punto esclamativo non solo sul risultato di oggi ma anche su una salvezza che è quasi acquisita, ma soprattutto è stato il suggello a 4-5 mesi che hai disputato tecnicamente veramente altissimo livello. Sì, vabbè, gli ultimi 4 mesi sono riuscito a fare abbastanza bene, solo che i risultati della squadra purtroppo sono stati altalenanti. Alla fine sono contento per il mio bottino gol quest'anno, perché sono sempre un centrocampista, però magari come squadra potevamo fare qualcosa in più e quindi c'è sempre un pizzico di rammarico. E Raffaele, il tuo futuro quale sarà? Aspiri a qualcosa di meglio o comunque sarai legato indissolubilmente a questa società? Legato indissolubilmente sarò legato, perché mio padre è il presidente, quindi sarò legato. Però io spero comunque di ambire altre categorie, comunque è il sogno di ogni calciatore, penso. Quindi. E qualcosa c'è? Non lo so, dovete chiedere più alla società che a me. In questo momento noi abbiamo delle risorse limitate, perché insomma giocare con 9 o 10 undicesimi under è difficile. È una situazione che dura da 3-4 settimane, quindi per noi adesso questo stato di cose significa fare di necessità virtù. Abbiamo ancora 180 minuti per poter invertire la rotta. Dipenderà tutto da domenica, dove insomma incontreremo una Vicequense che potrebbe essere insomma abbastanza paga del risultato ottenuto in classifica, e con l'entusiasmo e con la voglia dei giovani sperare con recupero di qualche infortunato importante che abbiamo noi, di qualche squalificato che dovrebbe rientrare, diciamo che ce la giochiamo domenica in casa da noi e poi vediamo come va a finire. Non so gli altri risultati, però penso che abbiamo messo una buona ipoteca sulla salvezza matematica. È difficile parlare di questa squadra che lotta per cercare di evitare i play-out, però ci siamo complicati un pochettino la vita da soli. A questo punto penso che con questa vittoria penso che serve un altro punticino. Per adesso dobbiamo pensare a salvarci matematicamente, poi una volta salvata la squadra poi affronteremo le altre cose. Il rapporto era normale, purtroppo chi vive di calcio, chi fa questo mestiere sa che può andare incontro a certe situazioni. Io l'accetto serenamente perché ho la coscienza pulita,
Il resto, ho detto, faccio l'allenatore, ci sono determinate cose e vanno accettate.